È Michele Fina, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico Abruzzese, proclamato nel fine settimana a Pescara al centro polifunzionale Britti. Il passaggio formale successivo al congresso è avvenuto all'apertura dell'assemblea regionale del partito Cambiamo tutto, una generazione per l'Abruzzo e l'Italia. Tra gli interventi, quelli dei rappresentanti regionali dei partiti del centro-sinistra e di CGIL, CISL, Lega Coop, CNA, Confesercenti, Italia Nostra, WWF e Lega Ambiente. All'assemblea sono intervenuti anche Andrea Cozzolino ed Enrico Borghi, rispettivamente europarlamentare e deputato del Partito Democratico. Prima dell'inizio dei lavori è stato letto un messaggio del presidente nazionale del PD, Paolo Gentiloni. Abbiamo concepito questa come la giornata della ripartenza e dell'umiltà. Abbiamo iniziato dall'ascolto, invitando i corpi intermedi che vivono come noi la crisi della rappresentanza, ma che debbono con noi costruire un'alleanza costituzionale. I principi che sono alla base della nostra comunità nazionale vanno difesi, vanno anche promossi, a partire da quello principale che è il lavoro. Ma abbiamo voluto dirlo in periferia, perché pensiamo che innanzitutto si debba praticare la vicinanza, prima ancora delle parole, tornare ad essere prossimi a quelli che vogliamo rappresentare, cioè gli esclusi, gli ultimi, i ceti medi impoveriti. Ecco, abbiamo alcune idee, ma molto chiare. Vogliamo tornare a essere il partito verde per l'Abruzzo e per l'Italia, il partito che difende il sapere e coloro che lo promuovono, gli insegnanti, i professori, i ricercatori, il partito del lavoro che protegge i lavoratori anche nella rivoluzione tecnologica che stiamo attraversando. In Abruzzo vogliamo essere una comunità leale, finalmente unita, che ritrova se stessa la sua identità, la sua missione e la sua gente. Questo abbiamo detto, da oggi inizia un lungo percorso di lavoro che sappiamo deve essere lungo, ma che siamo pronti ad affrontare.